con i miei che erano contadini, allora non si poteva, diciamo così, anche per il patto di Solini, al periodo opportuno, cominciai al di fuori, che nessuno quasi quasi lo sapeva perché andavo via di sera, e neanche mio padre, cominciai nella tenuta, avevo il primo porto, era 40 a Pia, e da lì mi buttarono sopra a 15-16 anni. Allora cominciai questa vita, ho cominciato poco prima del 40. Sì. E da lì dopo che hanno capito che piano piano imparavo tutta la guida di questi trattori, perché mettermi nella Mariana era 40 cavalli, quella verde, capito? Sempre da ragazzino. E poi nella guerra, naturalmente, mi ragà, non sono mai stato arruolato da nessuna parte, i miei genitori mi mandavano a rispondere il cuore, adesso si mangiano i torsini. E poi stava rispondendo a me, sorella, come Dio, no. Allora cominciamo al poi. Beh, a Bologna che fece la patente per le macchine agricole e poi per quelle macchine petrali per le strade. E da lì cominciò la mia avventura. Da un padrone all'altro, 2 anni, 1 anno. A seconda quando mi piaceva, ma a me il lavoro mi piaceva molto, altro che a me il singolo mi è sempre piaciuto, so perché, adesso vi spiego la differenza, quando comincio un lavoro o lo si finisce, una macchina un bombero solo, o una macchina 2 bomberi, il lavoro mi è finito 1.000 euro di bomber, va bene? Si fa meno fatica, perché allora non è come adesso, che naturalmente i canepari sono rotti tutti quanti, dall'uno all'altro. Ma allora c'erano i posti. Sì. Allora se avevi la 50, la 70 o la 120, ti toccava ad andare sul ciglio proprio del posto per fare l'ultima larga. Invece con il trattore di Momolo stavi nel ciglio più in qua, e tu eri più sicuro. E quando lavorava con questo contoterzista che faceva il lavoro dentro una grande azienda, sì. Lì cosa andavate? Giorno e notte? Allora, si cominciò, mi ricordo, i primi tempi in 3, si faceva le 24 ore. Dopo, a un po' di tempo, si partì a 4 per fare metà di ore. E mezzanotte, si cominciava a mezzogiorno e si andava a mezzanotte. E il secondo turno delle 2 cominciava da mezzanotte a mezzogiorno. Si faceva una settimana per uno, a sera per partotto. Però si mangiava sui contadini, allora, si davano quelli che potevano, quelli ne mangiavano tanto per gli uomini. Allora c'era una miseria tremenda, Si mangiava a mezzogiorno, alla cena e al mattino capellato con un uovo fritto con la pancetta. Parlava di queste casine, di queste baracca alla lingua, noi la chiamavamo. Quella caravana lì è stata da una parte impostata fra il Budrio e la Mesolana. Io proprio ci sono stato 2 notti tanto per provare, perché c'era la nata dentro per dormire. Una barriera, diciamo così, vedete tutto chiuso, però non era una cosa fatta male. Il temporale sono rischioso, la cipollatura è a contatto con la terra. Allora ogni le saiette e qualcosa di padrone, se capita quella risposta due volte, a casa è dentro la casina. La casina a un dato anno sfuggì. Il padrone aveva più interesse di passare con cappuccino, con la mappa e l'oro. Si faceva il campo, si faceva il tema al mattino per la sera, e la sera per la notte. Fino a che anni ha lavorato così? Lì ho lavorato circa in media 20 anni. Che è cominciato da prima della guerra e ha lavorato... 56 per... 56 anni.
E dal 60 all'85 mi ha detto, quando ti ho mandato lì dopo, con il capo del parto. E com'è che vieni così, ti disse? Perché pensi il mio lavoro, che ho bisogno di andare. Pericoloso tutto, ma... Mamma, mi ero rinato in parte. Ah, beh. C'erano i motori con dei rumori tremendi. E poi, cosa c'era? C'era, secondo me, la stanza scazzigliava. Sì, credete per star sveglio. Per star sveglio. Capito? Sì, sì. Quando arrivò l'arma, che lui lo saprà meno di me. Attenzione, occhi, state aperti. Ma io ho una storia completamente diversa. Venivo da una fase della post-infanzia a cercare il primo posto di lavoro, chiamiamolo così. Allora avevo mio padre che era un artigiano fabbro e aveva anche la patente per la conduzione delle macchine a vapore, tra Beatrici, per cui nel mio caso io sono stato assunto, chiamiamolo così, per seguito di mio padre. Mio padre doveva andare a lavorare presso questo controterzista, però aveva posto come condizione che assumessero anche me. Ho cominciato a lavorare però non a, diciamo, fianco di mio padre, ho cominciato a lavorare con degli altri. Allora siamo partiti con la stagione della mietitura nel 1955. Ho cominciato con la mietilega, c'era allora. Normalmente stavo sopra a sedere sulla mietilega perché il compito era quello di guardare quando espelleva i covoni che fossero tutti legati, perché il trattorista guardava avanti nel lavoro. Finito quel lavoro lì, sono andato a fare la trebbiatura. Ero come aiutante di un anziano e ho trovato una persona anche molto sensibile che mi accoglieva facendomi lavorare senza patemi e senza rimproveri. Finita la trebbiatura, sono passato alla ratura. A ratura io non avevo nessuna esperienza di questo lavoro. Sono andato da Chito a lavorare con altre due persone, perciò avevamo una muta di tre persone e lavoravamo 24 ore. 24 ore vuol dire farne 12 di riposo e 24 di lavoro. Essendo un giovanotto, appoggiato con delle altre persone che erano più anziane e naturalmente avevano esperienza della ratura, il mio compito principale era quello di stare sul timone dell'aratro, perché naturalmente allora non c'erano le tecniche di sollevamento idraulico, allora c'erano le manovelle ed era anche il punto dove dovevo stare attaccato. Al pomeriggio si preparavano i lavori per la notte, cioè apertura dei lavori. I solchi primitivi dell'appezzamento dovevano essere fatti alla luce del giorno, ai bordi o al centro. Poi si passava ad un altro appezzamento fino a che si poteva vedere. Una volta finiti i lavori, iniziatura dei lavori, si arrivava al buio. Allora lì subentravo io come, diciamo così, principiante, che la maggior parte della notte la dovevo fare sul trattore, avanti e indietro, fra l'altro con un aratro ad un vomere solo, per cui c'era da girare come del certosini intorno ad un campo. Non era come adesso che hanno 5 vomeri, per cui fanno presto. I miei turni
mi facevano diciamo arrabbiare, perché non avevo tempo di riposare, questi qui se ne approfittavano, mi lasciavano sul trattore, tant'è che io delle volte fermavo, se ero un po' lontano dalla caravana, fermavo il trattore al minimo e poi facevo 5 minuti di riposo, perché erano diciamo così, torture, ecco. Finita la notte, rimanevano incompiute le arature, c'era da finirle. Allora dovevo passare dal trattore, passavo sul timone dell'aratro, e loro sul trattore, e poi cominciavo a manovella e riandare così. Adesso sono tutte manovre che si fanno rimanendo a bordo, perché c'era la situazione idraulica. Io ero sull'aratro era una barra larga 10 centimetri, ci si doveva stare in piedi e attaccarsi, ma con dei trattoristi che se ne fregavano di chi c'era lì. Quando arrivavano in testa delle grandi sterzate, ed era come essere su un ramo di un albero. Io ero, come dire, consapevole di questa situazione, perché naturalmente erano cose che dovevo sottostare, ero un ragazzo, là c'erano degli uomini, e sembrava che questo fosse un prezzo da pagare per chi doveva imparare il lavoro. Noi come motoristi eravamo pagati a tornature. A fine campagna di aratura, i motoristi sapevano quante tornature avevano fatto e facevano. Dopo le tariffe io non le conosco, il mille piedi non c'era e si perdeva molto tempo, perché da una zona all'altra, se c'erano delle strade comunali da percorrere obbligatoriamente, dovevamo montare le ciabatte sui cingoli. Allora, lavoro del montaggio e poi il trasferimento, anche 4 o 5 chilometri, con tutta la baracca dietro e per le strade, non è che ci faceva il passo buono, è un tempo, diciamo così, morto dei trasferimenti a carico del motorista. È finita che io, terminata la campagna dell'aratura, con un controterzista che mi astengo dall'esprimere, non ho avuto nessuna contribuzione, per cui i sindacati, dove da certe parti potevano avere una certa influenza, lì non avevano voce in capitolo, e la retribuzione potevo benissimo andare a raccogliere i cartoni e forse magari guadagnavo di più. Mi racconto le mie esperienze di 60. Stato che anni? Anni e primi anni 60. Ma da noi c'erano ancora tutti i contadini, c'erano delle grandi aziende minerarie, Baricella, c'era qualche gente di Cialcio, poi c'erano tutti i contadini che avevano tutte le mucche. E prima di partire, per non avere il letame bagnato, come diceva loro, uno andava davanti a dire: spendete il letame, perché facevano dei mucchietti. Dopo un giorno ci si andava a rare perché fosse asciutto, se no i cingoli. Comunque la storia è questa: qui partivamo da casa con il motore, non c'era il carrellone da caricare il motore. Il motore andava sul posto di lavoro. Aveva il motore, l'aratro, e dietro ci mettevamo la famosa carovana, due tagliere dal casolotto. E poi la nostra era bella, non come quella del signore, qui la metà era a disposizione per andarci dentro, dormire, mangiare, e l'altra metà c'era la nafta, l'olio, sì. E era indispensabile per noi, nella mia zona, era indispensabile, poi era utilizzatissima. Ecco, andavamo a casa del contadino, parcheggiavamo la carovana nel posto che ci faceva più comodo, e poi dopo facevamo 2 ore a testa sul motore, 2 ore. E poi facevamo 12 ore, eravamo in 4 con un trattore, era la Fiat 60.
e poi faceva una settimana di notte, una settimana di giorno. Poi alla notte, fino a 9-2 ore andavamo a dormire. E poi in questo casotto eravamo giovani, l'avevamo allestito bene. Prima di partire andavamo là per prarlo. Io avevo 16 anni, 17, dopo facevamo qualche giornaletto. Poi andavamo dentro la canna di pesca perché abitavamo vicino ai maceri, prendevamo qualche pescato. No, la carovana era indispensabile, quella lì, la danuvia. Il fatto della profondità era proprio indispensabile. Nella radura? Sì, da giù sì, qua, quell'epoca lì, dopo è cambiato. E mi ricordo un particolare che c'è sempre rimasto, che lo si era sempre raccontato. Andavo a lavorare a casa da un contadino che era un anziano, non so, per me era un anziano, aveva 70-80 anni, però arrivava la notte, due di notte con il metro lo vedevi là in fondo, perché da sopra non sembra, però si vede tutto, i fanali era però quello che se, anzi di notte si era meglio che di giorno, perché vedi gli altri albasi, gli fanno fa niente. Comunque quel signore là in fondo, la lei, no, ai rivendere, e anche a me però Rosani si chiamava, parlava sempre italiano, diceva, ricordati che io ho fatto il soldato e so fare una sentinella. Ce lo siamo sempre raccontati, in particolare. Così. Veniva a controllare la misura. Ha detto il signore prima, allora non c'era molta ricchezza come adesso, diciamo, contadini, però quel particolare non me lo scordo, che ci chiamavano sempre a mangiare. E io ci andavo molto volentieri, perché si mangiava bene carne di contadini. Perché magari mangiasse là del buono, mangiava, e poi ci trattavano bene. Allora c'era il motorista, eravamo dei personaggi considerati, ecco. Non però ai vini motoristi devono la roba migliore, anche mi prendeva una bottiglia da bimbo, prima una bottiglia di vino buono, poi accoglieva la storia in campagna, durante il giorno, tra i molti, cioè, ogni dollaro, ripeto, con la scorta, ci portava da dire in campagna. No, io parlo della mia zona. E quindi andava a fare il motorista in una zona dove c'erano i contadini, cioè, non in una grande azienda. No, dove tutti i contadini, avevano tutti la stalla con le mucche. Io prima cosa quando arrivavo al contadino andavo nella stalla a vedere le mucche. Sì, vedere le mucche, vedere le cose. Io pensavo appoggiando un attimo, la Fiova, sai, e siamo venuti a abitare qui perché io, la mia famiglia, eravamo 5 fratelli, una sorella. E la campagna cominciava ad andare un po', poi c'era chi voleva lavorare, andiamo vicino a Bologna, perché così vai a lavorare anche in fabbrica, perché io e gli amici ci alzavano alle 5 del mattino per prendere il treno, per andare a Bologna, poi arrivare a casa alle 8 di sera per fare le 8 ore. E allora ci avviciniamo, mio padre lui voleva lavorare la terra, abbiamo trovato un po' di lì, e poi dopo a me piaceva i trattori, mi piaceva come lui, mi piaceva le mucche. Ma il conto delle mucche e i trattori. In che anni? Del 60 andare fino all'85 o previato, degli anni lì. Mi è rimasto da dire, mangiavo dei galetti da cacciatore, dei contadini. Anche da te, quindi i contadini portavano sì, i contadini. Diciamo ero fortunato che magari, perché c'era la differenza dei motoristi, c'era uno che doveva mica comandare, doveva essere per fare i lavori, perché il padrone non era sempre lì, sì, sì. Diceva, faceva le veci del consulente, sì, da maggiore, là facendo il tuo giro cercando di fare al meglio possibile, insomma. E allora una bella esperienza, diciamo. Quali macchine avevi tu da usare? Io avevo un paio di macchine grosse, con i biomeri, con gli internazionali. Erano motori molto grossi, il 18, no? Sì, 18, poi avevamo il 21, i contadini che non erano abituati, sai, gli piaceva l'aratro solo che diceva che veniva mossa meglio, però non era vero, insomma, perché con i due aratri, se volevi che venisse pari sopra, a volte dovevi tenere un po' così, o non più sopra e trovavamo in zona, sai, c'erano tutte le discussioni così, però era una cosa normale. Gli diceva, vedi che alla fine, quando pianti il grano, le spighe sono tutte pari, si vede che non conta niente. Sì, era così. Delle brutte esperienze non ho mai avute io, perché
perché lì con 6 anni che ci andavi, sapevi sulle loro abitudini, hai capito? Perché poi in che zona era il conto terzista? La maggior parte qui, Santo Balimbuno, questo no, perché era comune di Bentivoglio circa, o Castelmaggiore. Sì, nel giro lì. Il contatto come l'hai avuto con il tuo padrone conto terzista? Beh, io il primo anno l'ho fatto con un altro, diciamo, che ho fatto come lui, che con un certo Guizzardi lì di quarto, e facevo come lui, diciamo, stavo sul trattore a rare, perché, e poi dopo l'anno dopo venivano loro a rare di questo testi, venivano loro a rare, loro parlando con dai, vieni con noi, perché loro erano ricercati, sai. Giorni, quindi sono stati loro a... Sì, noi facevamo di notte, di solito, che era fresco, facevamo, eravamo sempre 2-3 ore per uno, facevamo 12 ore, facevamo dalle 6 di sera alle 6 di mattina, allora facevi dalle 6 di sera alle 9, poi veniva l'altro, dalla mezzanotte, quindi facevamo 2 turni per uno, così ci riposavamo di più, perché era fresco, stava un po' meno. E dentro la carovana? La carovana ci stava poco, ci stava dopo mezzanotte, perché fino a mezzanotte stava in giro, c'era un contadino, c'era qui, c'era lì. Allora si aveva 20 anni, magari dalle carte contadino c'era anche qualche ragazza, allora stava in compagnia, così sì, non è che quello che faceva il secondo turno dalla cena alle 9 fino magari alle 10 stavi là a parlare con l'altro, poi dopo ti riposavi un po'. Che considerazione avevano i motoristi in mezzo alla gente? Il motorista era uno, andava a casa dalla gente, non faceva, poi i trattoristi erano fuori tutti contadini, però lavoravano fuori. Dalle ragazze, il contadino era già un lavoro, si guadagnava poco, lavorava in campagna. La storia è che se siamo figli di contadini, tu andavi a fare, c'è già un contadino, c'è un motorista.